Fabbrica e lì ha preso un impegno. Bene, ora quell'impegno noi pretendiamo che sia rispettato. Se alla data del 4 ottobre il governo non riesce a fare questo decreto che vi restituisce la cassa integrazione per cessata attività cancellata dal Jobs Act, che cosa succede? Succede che entriamo automaticamente in NASPI, quindi siamo licenziati a tutti gli effetti, e questo noi vorremmo evitarlo, perché quella è una fabbrica che comunque come età media è sopra i 50 anni, e quindi uscendo dal mondo del lavoro dopo per ritrovarlo attraverso l'ufficio per l'impiego è difficilissimo. Doveva essere inserito ieri nel decreto d'urgenza su Genova, non c'è. Questa cosa non è che ci preoccupa, perché siamo preoccupati come eravamo prima, cioè nel senso che senza quel decreto, se non c'è la cassa integrazione, per voi ma come per tutti gli altri lavoratori in Italia che versano nelle stesse vostre condizioni, non c'è la possibilità di fare un accordo e possa prevedere anche una reindustrializzazione, perché un anno ci consentirebbe di avere un anno davanti per discutere la reindustrializzazione. 42 macchine, 3 turni, 7 giorni su 7, per un accordo commerciale che prevede un taglio dei costi e la dislocazione in Romania. I dirigenti belgi scelti dalla Pirelli, a cui hanno venduto lo stabilimento. Mezz'ora, 4 slide, 70 anni di storia, chiusi in mezz'ora. Abbiamo avuto le assicurazioni fino a marzo 2018 sulla nostra centralità. Il 14 di giugno abbiamo avuto un contratto di secondo livello in cui si determinava il premio risultato, e il 22 la lettera di licenziamento a tutti i dipendenti. È un atto piratesco, non un atto imprenditoriale quello che Beherta ha fatto. Potessimo parlare anche con qualche rappresentante, decidete voi a che livello, per noi sarebbe cosa gradita. Ecco, non... L'azienda è a conoscenza della situazione, noi però purtroppo non siamo autorizzati a rilasciare nessuna dichiarazione. Che vi hanno detto, sindaco? Che non sono autorizzati a rilasciare alcuna dichiarazione da parte dell'azienda, quindi di fatto si chiude la porta in faccia anche alle istituzioni di tutti i livelli della Toscana. Non ha fatto salire le organizzazioni sindacali, ma non ha fatto nemmeno salire i rappresentanti delle istituzioni, che sono votati da tutti i cittadini e rappresentano tutti. Pirelli, devi prenderti le tue responsabilità. La forza lavoro non sono azioni, sono vite, sono persone.